Ciao a te, bentornato su Persona 5 Royal. Siamo all'interno del museo di Madarame. Ora, questa è una parte che voglio rifare sin dal principio, sia perché ci stanno delle robine interessanti qua. Non questa, perché posso riprendere tutti i tesori, o almeno più o meno tutti. Nope, neanche quello. Solo quello all'inizio. Tristezza. Ok, di qua anche questo è già aperto. Ovviamente ricordiamo il party, Morgana, Anne e Yusuke. Anche quello è aperto. Anche questo è buono. Conosco questa persona. Sì, Yusuke. Era un mio compagno. Maledetto, eh? Anche lui è stato trasformato in dipinto. Era un allievo straordinario. Non conosco questa persona. Dopotutto eravamo molti. Yusuke deve fare i conti con la realtà. Ecco, da qua esco da questa parte dove ci sta il dipinto di Yusuke. Questo sono io, Fox. Quindi Madarame mi vede così? Oltraggioso. Diglielo, Yusuke. C'è da picchiare tutti qua. Ok, qua non c'è nulla, quindi posso tranquillamente andare da questa parte. Oh, cacchissimo ancora. Scivoliamo. Madonna, c'è l'allarme al 40% ed è grave, perché se arriviamo al 100 c'è il rischio che verrò attaccato in continuazione, i miei fight dureranno anni, perché ci saranno incontri su incontri su incontri. C'è nessuno? Permesso? Oh. Ciccio, io sono davanti a te, è impossibile che tu non mi veda. Wow, ok. A sto punto gli sparo un maraggio a tutte e due. Ma per favore, vai, ti picchio malissimo, guardate Yusuke. E boom, te. Ciao, Cicci. Ok, 44 punti esperienza, 600 denaro, ma soprattutto l'allarme è caduto. Ok, di qua, di qua. Non mi dice niente di buono, ma adesso posso affrontarlo, vedrete. Ciao Mazinga. Io ti lancio un Mapsi. Ma non funziona. Maledition. No, perché era il nucleare. Maledizione. Ok, aumenta la precisione delle lesioni di una. Vabbè, no, buffo. Dai, Yusuke. Ho capito. No, colpo fortunato no, lo riflette. Quindi sono obbligato a lanciargli il boro. E poi indormina. Oh, ti faccio addormentare. Ciao, buonanotte, Ciccio. Ok. A questo punto, Mafrey. Boh, è debole. E ora ti picchio tantissimo. Boom, 186. E maledizione, perché. Ah no, questo lo blocca. Doppio colpo, Morgana! È mai possibile che tu cadi con un colpo? Dunque, a sto punto riesumiamo Morgana. Rianima un alleato caduto al 50% degli HP, maledetto tu, Morgana. Ok. Livello 18, maledizione, non ti posso manco prendere. Wow!
Vabbè, oh, ti piccio male. Ciao. Care cose. Insegna agli angeli come essere Mazinga, ma non ancora. Vabbè, vai, picchia. E diglielo, Yusuke. Babbana. Wow, livello 15 per Joker, livello 14 per Morgana. Interessantissimo. Ok. Ok. Ok, le mie palpebre. Oh, di qua. Nope. Ecco qua. Dai che saltiamo leggeri e fugaci. Tra l'altro non ho idea del motivo per cui dobbiamo essere fugaci. Andiamo di qua. Maledetto, è già spento. Ok, di qua. Di qua c'è la safe room. Di qua le robine sono chiuse. Quindi scendiamo. C'è una guardia. Ah, ma ciao, ma cioè io sono rimasto qui 20 minuti e tu non mi hai neanche notato. Ok, ciao ciccia. Dopodiché ti lancio un Aguileo. No, a te. Boom, te. E infine... Perfetto. Un Mapsi. Ciao ciccio, che sei debole tu, vero? Leone di dei tetti. Livello 15, ci posso parlare. Donami il tuo potere, ciccio. Allora parliamo, prima di donare a te il mio potere. Io devo capire te, perché? Meglio stare al gioco. Io non cerco scuse, io ho perso, io pago conseguenze. Io da padella in brace ora. Vuoi mettere me su graticola? Vai pure, eccomi. È una ombra giocosa, quindi gli devo rispondere con robine divertenti. E ti metto nella zuppa. E lui ride. Se io ti metto nella zuppa e lui ride. Io parlavo con metafore. Io spero che anche padella è metafora. Non credo, sai? Eccomi, provano gioia nell'allevare discendenti. Generazione future. Dunque io devo chiedere, se tu sai questo, allora perché vieni qui? Morte, qui e dietro l'angolo. Certo che non mi sembra granché giocosa. È un argomento difficile, cioè non voglio avere figli. Oh, va bene. Cioè, no, non è che abbia tutto questo grandissimo senso. Ma ho preso Shista. Ottenuto maschera Shista. Ora, che razza di persona tu sei? Cioè, questo non, nulla mi vieterà di privarmi del mio Orfeo. Ma giusto per sapere. Ci sta? No, fermo. Zanne letali, spaccatesta e Frey. Molto meglio Orfeo. Ok, nei bagni non c'è nulla. Quindi di qua. Nascondiamoci nelle ombre. Io sono qua. Bella nottata, dobbiamo davvero aspettarci degli intrusi, sì. Una cosetta. Di smacello, gomitolo di seta, ma vaffanculo. Ok. Ciao signorina. Tutto bene qui? Ti scoccia se ti prende a bastonate? Ok. Che sei, debole tu, Apseras? Non Coppa Tengu. Io sempre con Morfeo devo attaccare. Agilao. Vabbè, oh, ciao. Tra l'altro questa vocina profonda di Yusuke mette un pochino di inquietudine. Boom. Ciao Cici. Ok, un Chong Sam sporco. Beh, grazie. Ah, no, di qua. Non c'è nient'altro qui. Wow! Un sughero, ma maledizione, ho bisogno di robe da vendere.
Ok. Tanto c'è una cosina che suona, ma cosa sarà mai? Anche perché ho già preso il primo. Vabbè, oh, io ti picchio male. Allora, ti sparo male. Un mapsi su tutti. State morendo? Perfetto, vi aiuto meglio. Dai, Joker! Praticamente Joker con la scusa del reggente è diventato in tutti i sensi, Cos'è che brilla qua? Ci deve essere un tesoro. C'è una stanza chiusa. Oh, porca cacca. Vabbè, tanto io c'ho il coso, il Maxi. Ciao Mazinga, quanto tempo! Ma frei! Tanto guardate gli SP di Joker come stanno cadendo malissimo. Assaltiamolo! Tanto il tizio, questo tizio mi dà un sacco di punti esperienza. Ok. Ti picchio male? Wow! È debolino, eh! Tecnico! Boom! Perché non. Dormina! Dormi, ciccio! Si ricarica pure di 66 punti. Sto maledetto. Boom, debole. Un altro. Siamo pronti a servire il tavolo 2 con una caterva di bastonate. Come osi picchiare Yusuke, non te lo perdonerò mai. Maledetto. Quanto pare nice work team. Allora, wow, 220 punti esperienza. Han sale di livello 15, Yusuke lo stesso 16. Ho capito. Ok, di qua quanto pare a prenderlo c'è anche un cestino, un cestino pure io, un gel rilassante, ma vai al diavolo. No, perché già te ti ho preso. Quindi devo semplicemente andare di qua. Scendiamo. C'è anche una guardia, ma me ne frego il penicolo. Di qua. Ah, sì, perché di qua ci sta il palazzo di. Sì, ma merda, di nuovo, non mi ci abituerò mai. Ok, il giardino di Madarame. Figo, la sicurezza è ancora disattivata. Grazie al mio duro lavoro. Che vuoi dire? Non preoccuparti, forza, andiamo avanti. A quanto pare andranno avanti. Per un'area del tutto inesplorata. E vai. È tutta inesplorata, vero? Beh, non tutta, tutta, tutta. Oh santa. Ok, di qua posso scavalcare. E lo so che è una strong shadow, però devo picchiarla. Ma io ti bastono, voglio di morire, guarda. Porca puttana, ancora Mazinga. Mafrey. Vaglielo a dire Morgana che sono incredible Joker. Mo'an, quindi lo addormento. Boom, dormi ciccio. E ti picchio con Garu.
Wow, di nuovo. Assaltiamoti. Assaltiamoti. Oh merda, doppio colpo. I am down. Io lo Yosuke. No, Yusuke. On to the next try. Sa perché continuo a confonderlo con lo Yosuke di Persona 4. Comunque no, Yorishiro sporco, 220 di esperienza. Ok. Next cosa che stiamo rischiando la vita qua. Ok. Oh, cacchina. Quello puscolo. Pensi che sia un altro Depliant? Prendiamolo, Joker. Ok, prendiamolo. E ho preso questo puscolo, non è diverso rispetto a quello di prima. È vero, c'è scritto che è il secondo di due, la mappa. No, è il resto della mappa. Ora possiamo usarla per capire dov'è il tesoro e dov'è il tesoro, giusto? Temo che sia nel cuore di questo posto in tal caso. Pam! Ok, ma cosa mi stai dicendo? Il luogo più sospetto sembrerebbe la sala principale qui. Oh, per raggiungerla dovremmo attraversare l'atrio e la galleria. Più gente entriamo, più la sorveglianza si farà stretta. Dobbiamo avanzare con cautela, ok? Sì, questa è una nuova area. Ok, dunque, partiamo da qua. Perché pare... Vedete, è tutto chiuso. Tutto chiusissimo. Però ci sono delle cosette da rompere. E a me piace... No, merda! Il reggente! Ok, un reggente che è debole al... Oh, oh merda, guardate gli SP di Joker che stanno... Sono letteralmente nella cacca. Allora... Costa 8 il... Ok, quindi 16 dovrebbe essere abbastanza. No, costa 10! Ok, ti posso picchiare male. Ti devo picchiare male. E l'ho ucciso! 300 punti esperienza, 6599 yen. Sono ricchissimo, giochi a livello 16, Morgana a livello 15. Pa-pum. Bravi tutti, ragazzi. Una cassa. Perlina rigenerante, ma al diavolo, non mi potete dare qualcosa di più utile? Magari soldi. Ci sono due forzieri. Peccato che non si può entrare. Dannazione, anche all'interno c'è una sorveglianza assurda. Sono sempre più incuriosito dei dipinti. Sembra quasi di poter entrare al loro interno. Ok, lo terrò in considerazione, Yusuke. Finalmente un ritratto scadente. Un nemico, stai attento. Merdaccia. Andremo di qua, ma non posso. Perché la porta è chiusa, non credo che potremmo passare di qui. Orbene, quindi tutto mi porta ad attraversare quella valle della morte. Joker! Ho paura di toccare qualcosa per sbaglio. Facciamo attenzione in questa zona, ok? Joker, a treasure chest! Let's open it! Ho capito, ma a quanto pare la treasure chest, lo vedi che è piena zeppa di fili inquietanti. Ti posso picchiare da qua? No. Devo soltanto venire a spadare in faccia. Show me your true form, coso. Oh, cacca. Cadavere d'uccello. Guarda, a me sembra tutto tranne un uccello, sai? Vediamo. Ti lancio uno zio. Così, tanto per... No. Persona? Vabbè, niente. Wow, sono debole al ghiaccio. Yosuke, che è il tuo turno. Vediamo se riesco a prenderne uno.
Livello 12 dovrebbero essere abbastanza facili da prendere. Parliamoci, donami il tuo potere. Guga. Le parole non ci aiuteranno. Come le parole non ci aiuteranno? Livello 12, sono 16. Maledizione. Guardate che l'avete voluto voi, eh? Grande Yusuke. 784 yen. Ho capito, però. Non di qua, non di qua, non di qua. Scivoliamo di qua. E no, no, perché non si può manco saltare. Quindi nulla. Scivoliamo. E sono in questa stanza dove c'è sta un'altra cassa. Un Kongo Fuba. Non ho la più pallida idea di cosa tu sia. Una brutta scultura. Oh merda. Ehi, quello laggiù sembra forte. Abbiamo già incontrato qualcosa del genere. Basta la postura per capire che non è un avversario un avversario comune. A me sembra lo stesso. Credo che la sala di controllo sia alle sue spalle, di guardia per impedire a tutti di raggiungerla. In ogni caso, per avere un percorso di infiltrazione sicuro, dobbiamo disattivare la sicurezza. L'unica possibilità che abbiamo è combattere. Ok, ma prima di combattere ho bisogno di un di una scorta gigantesca di robine. Allora, 30% di un alleato, ne ho abbastanza. Riempie di tutto no. Allora, Joker, Morgana, Ann e Yosuke. Dopodiché ho bisogno anche di SP. Pane per l'anima. Pane per l'anima me li ridà tutti. Gli altri non fanno praticamente nulla. No, va bene, però a uno glieli do tutti. Ok, 10 SP. Dovrebbe essere abbastanza. Ciccio, è un problema se ti venga a picchiare come mai prima d'ora? Ehi, sei pronto? Andiamo! Chi siete? Come siete arrivati fin qui? Fatti da parte, Ciccio! Credi che mi sposterò solo perché me l'hai chiesto? Ti sbagli di grosso! Che cosa sei? Posso tornare indietro? Tra l'altro gli altri due da dove spuntano? Monaco della Valle, livello 16. Volendo, volendo ti posso anche picchiare, sai? Bene. Wow. Che sei, Deborah? Al mazio? Allo zio? No. Tanto quei due già si sono volatilizzati. È debole al ghiaccio? No, però sei abbastanza pirla da essere ghiacciato. Come è bloccato? Allora. Agi. 59. Certo che ho usato tutto tranne. No, aspetta. Utilizziamo il Mafrei. Ha avuto effetto contro il Mazinga, perché con te no? Allora un gran pendente, vai! Critico! Ti posso prendere, donami il tuo potere! Sei un ingenuo, pensavi davvero di poter diventare amico di tutti? Sì. Come le parole non ci aiuteranno? Vabbè, vabbè, ti bastono malissimo! Boom! Beh, pensavo fosse più difficile. 425! Un media? Livello 16 per Anne.
che acchiappa una nuova abilità, Decaia. Rimuovi bonus alle statistiche di tutti i nemici. Brava. Ho preso un media. Più, certo che era tosto, immagino che sia normale all'interno di un palazzo. Rispetto agli altri nemici era di tutt'altro livello, ma non è vero, è molto peggio in Mazinga. Ha lasciato cadere una specie di carta. Una carta abilità è un tipo di oggetto speciale con cui puoi insegnare a una delle tue persone una particolare abilità. Queste carte possono essere utilizzate solo sulle persone presenti nella riserva di Ren. Le carte verranno consumate al loro utilizzo, perciò sfruttale saggiamente. Cosa serve? Non ho mai visto niente del genere. Non è solo una sorta di ricompensa? Forza, torniamo ad esplorare. Bobbono. Una cosina da rompere. Una maschera Hania. Una treasure chest. È chiusa. Ma ho 7 miliardi di grimaldelli, quindi... Pam! Un'arma! Uno yo-yo bitadaki. Qualunque cosa sia. Abbiamo messo le mani su un'arma d'eccellenza. Gradirei poterla assaggiare. Pigliala. Tutta tua. Questo sembra perfetta per me. Bottino eccellente. Madonna. Sei effettivamente incredibilmente Sheldon. Indeed. Questo sembra la sala di controllo della sicurezza. E vai, spegniamo subito quella roba. Di qua. Dove sei? Ciao. Inserire la password. Ma maledizione, un'altra. Dobbiamo cercare qualcuno che la conosce. E dove lo troviamo, qualcuno che la conosce? Dovremmo semplicemente tornare indietro. Ma chi la conoscerà? Oh, che? Pare che gli intrusi abbiano superato il giardino centrale. La sa. Prima che ho ricevuto l'ordine di cambiare la password anche qui. Perché Daffy Duck? Come? Deve essere difficile, penso. Beh, non riuscivo a trovarne una buona. Per ora ho scelto il numero dei piedi di Lord Madarame. 2. I piedi di Lord Madarame? Ma di che stai parlando? Forza, Ryuji, metti 2. Torniamo al lavoro. Gli intrusi potrebbero essere nei paraggi. I piedi di Madarame? Che cavolo dovrebbe significare? 2, ti ho detto, valli a mettere. La sua taglia di scarpe, forse? Yo, Fox! Sai quanto porta di scarpe quel bastardo? Purtroppo non gliene ho mai sentito parlare. Siamo sicuri che sia quella la password? I piedi di Madarame. Cosa vorrà dire? Io continuo a ripetere 2. Ok. Piedi di Madarame. Ma io ricordo... Oh merda. Da qua puoi passare, ciccio. Perché non picchi gli altri 2? Ce ne sono 3 alla tua portata, perché non picchi loro? Oh santa cacca. Di qua no. Ma se sei un pirla. Merda, ma perché con questa cosa io non riesco? Ah! Senti, facciamo così, sto... Oh, finalmente... Finalmente. Sono andato un attimino in confusione prima, dato che si rompe. No. Ah, ciao. Ma che ci fai tu qua? Il Jack Frost. Beh, debole al fuoco. Ma come io ho? Ciao, Cici. Ma vuoi smettere di provolare mentre stai combattendo, Morgana? Un po' più professionale. Babbana. Come dici tu? Tra l'altro io quanti soldi c'ho? 26.000! Sono pochissimi, maledizione. Sì, perché io ricordo che c'era la statua di Madarame qui. Magari...
posso avere qualche indizio. Qui c'è scritto qualcosa? Lode al nostro sacro signore Ikiryusai Madarame, un raggio di speranza in questo mondo perverso. Ma che stai dicendo? Si erge solitario e dipinge il futuro con due mani esperte. Nessuno sarà mai alla sua altezza. Bel pallone gonfiato, vero? Aspetta un momento. Che siano questi i piedi di Madarame di cui parlava la guardia? E ai suoi piedi? Oh, giusto, ma la password non dovrebbe essere composta da numeri? In realtà i numeri ci sono. Un raggio di speranza solitario con due mani. Nessuno sarà alla sua altezza, quindi... Scusa. 1-1-2-0? 1-1-2-0. Sì, deve essere così. Fico, torniamo indietro e disattiviamo la sicurezza. Ok, quindi la guardia non ci vede da qua. Noi ritorniamo indietro. Enemy ahead. Be careful. Ho capito, enemy ahead. Ciccio, dall'altro lato. Non mi vedi, eh? Sono i raggi della morte questi. Andiamo ad inserire la password. Ok, proviamo la password che abbiamo trovato. Password accettata, disattivazione protocolli di sicurezza. Wow! Wow, si è aperto praticamente tutto. Ora potremo raggiungere molti altri posti. Forza, in marcia! Ok, prima di raggiungere questi fantomatici altri posti, ci sono due casse che vorrei tanto, ma proprio tantissimo, acchiappare. Tra cui c'è una guardia là. Nope. Non ci sono, non mi vedi. Fox, vieni qua! Nasconditi! Meia! Oh, santa! Ma è mai possibile? Spacca testa! Rende in confusione come pietra vitale! Tocco del male, ma posso giocare! Ok, quindi tu sei debole al fuoco, babbana. Il problema però è che devo far esplodere lui. Ok, staffetta con Yusuke. E fai il ghiaccio su sto tizio. Boom! A sto punto picchialo male. Madonna, Yusuke, sei letteralmente un mostro. 2170 di denaro, 115 di punti esperienza. Ok. Babbana. Mi sei piaciuto. Non ti sarai stancato troppo, eh? Come ti chiami? Ren. Vabbè, prenditi un po' di robina per curarti. Ok. Ci stanno qui. È chiuso, ma abbiamo 200 miliardi di cosi là. Una catena di perline. Spero che qui ci sia qualcosa di più importante. Una fiala delle vertigini, ma realmente. Madame, dovresti fare qualcosina per i tuoi bauli. È acceso? Interessante. Peccato però che di qua non si può passare. Equivarrebbe ad andare oltre. Ma vedete questo dipinto? È bluetto. Dipinto gigante. Che dipinto enorme. Già, anche la tela è strana. È come se ci si potesse passare attraverso. Oh, che succede? Cosa?
Tutto ok? La mia mano è davvero entrata nel quadro. Quindi possiamo entrarci. Beh, non vedo altra strada da percorrere. Proviamo. Scusa, vuoi entrare dentro un quadro? Come osate violare il mio placido giardino di bambù con quei piedi sudici? Non ve ne andrete mai vivi. Che cavolo era? Probabile che siano i pensieri di Madarame, non è il caso di farsi prendere dal panico. Madarame, poi non è il caso di farsi prendere dal panico, sono dentro un quadro. Oh, siamo in un altro dipinto. Quindi questo spazio non è un solo dipinto, ma una moltitudine. Vuol dire che sono tutti collegati. E in che modo? Per scoprirlo dovremmo continuare a camminare. Joker, con la tua capacità non riesci a vedere i collegamenti? Vero. Perché qui, usando l'occhio, posso... Ok, di qua. No, di qua. Bravo. No! Ok, di qua non posso andare, quindi saltiamo. Ah, vai al diavolo. Ok, di qua. E sono dall'altra parte. Osa chiamarci ladri che insudiciano il suo cuore? Chi ha infangato la natura stessa dell'arte non ha il diritto di accusarci così. Fatevi prendere delle emozioni più tardi, dobbiamo muovervi. Come fatevi prendere delle emozioni più tardi? Ok, sono sui tetti. Per andare avanti usiamo il tombino. Ehi, non guardarmi il sedere. Ma di cosa stai parlando? Madonna. Ok, quindi qua posso cadere in maniera plastica. Non ci sono guardie. Quindi, di qua. Ci sta una guardia, però che... Dici che c'è una safe room qua? Perfetto. Allora, prima di andare a salvare la robina, andiamo a uccidere la guardina. Dove? Dove sei? Scusa se ti sono passato attraverso. Chi sei tu? Fantasma di cane. Ok, quindi a te ti picchio male. A te invece, con cosa ti bastono? Tuono? Nope. Ti sparo il fuoco? No, bloccato. Quindi dovrebbe essere il ghiaccio. Forte al ghiaccio, forte al fuoco, debole al ghiaccio, ma no. Vento? Sì, maledetto, ultimo. Ti volevo. Va bene, Ryuji sale al 16, Yusuke sale al 17. Potentissimo Yusuke. Una perla. Da qua invece posso tranquillamente pop aprire la porta, perché non si può mai sapere. C'è una save room, andiamo a salvare e chiudiamo il video. Grazie al cielo. Sì, anche Anne comprende che questo gioco dà un salvataggio ogni 7 miliardi di anni. Questo sarà un ottimo luogo da dove riprendere l'infiltrazione. Molti allievi sono cadute vittime di questa farsa, ma sarò io a porvi fine. Bravo Yusuke. Ryuji, che dici? Mi chiedo quanto manchi ancora per arrivare al tesoro. Meglio non strafare, Joker. A questo punto, un colloquio generale. Almeno credo di essere sulla tre quarti del museo, vero? Di cosa vorresti parlare? Come stiamo andando? Adesso dove siamo, Mona? Dovremmo essere almeno a metà strada, ma maledizione. Non c'è modo di sapere cosa ci aspetta. Un'occasione perfetta per vedere Fox in azione. Certo, la mia determinazione è ferrea, quindi darò il massimo. Vuoi parlare di qualcos'altro? No. Vabbè, sì, in effetti devo usare gli oggetti per le cure. Utilizziamo un kit energetico. Che è successo? Come stanno i compagni? Scusa, Parla con i compagni almeno per vedere se stanno tutti a poco. Come sta il gruppo? Ho energia e resistenza da vendere. Credo che valga anche per gli altri.
sembrano ancora tutti energici. Se ti va, direi che possiamo continuare ad esplorare. Infatti è quello che faremo, pirla. Bene, per oggi è tutto. Appuntamento al prossimo video. Continueremo la nostra esplorazione del palazzo di Madarame, del museo di Madarame, fino a trovare il suo tesoro. Ciao!